Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Siete pronti per un viaggio nel passato per capire un po' meglio del presente e magari anche pensare al futuro? Questa sera incontreremo una personalità politica che è stato assessore al comune di Treviso, ma anche grosso esponente della DC locale. A seguire invece parleremo di editori, di libri e di cultura a Treviso e nella Marca. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Durante le vacanze di Natale, lo dice la storia dai Re Magi, ad oggi tutti dovremmo essere più buoni. Spesso capita, ma su certi argomenti davvero molti non riescono a non perdere la pazienza. Uno dei tanti a Treviso di questi giorni è la viabilità. A detta di molti difficile in condizioni normali, addirittura caotica durante le festività, quando migliaia di persone si riversano nel centro storico per le tradizionali compere. Dell'argomento, potremmo chiamarlo asfalto selvaggio, abbiamo parlato oggi con l'assessore di reparto del comune Armando Alfieri. Per questi giorni, ci ha detto Alfieri, stiamo facendo il possibile. La polizia urbana, che al di là dell'avvertenza in corso fa egregiamente il proprio lavoro, sarà mobilitata per segnalare alla gente i percorsi migliori e per evitare gli abusi in tema di parcheggio. Dovrebbe essere anche pronto per le feste quello nuovo del GIL. Nel contingente faremo del nostro meglio, forti anche dell'esperienza del passato, ma l'argomento è molto più ampio e non può essere ristretto ai soli giorni di particolare crisi. Appunto, allora allarghiamo l'orizzonte ai problemi più generali. Sono dei lavori della tangenziale che devono essere completati dall'ANAS e che noi continuamente cerchiamo di rendere quanto più possibili e di finire presto questi lavori, ma non ne vediamo ancora, a dire il vero, alla fine. E questi problemi certamente porterebbero un sollievo alla città di Treviso. Poi c'è la questione dei parcheggi. La questione dei parcheggi molto dipende anche da questa grande viabilità, quindi la tangenziale sud, la tangenziale est, il cui progetto è commissionato, come lei sa, all'ingegner Scardellato, che segue di pari passo evidentemente la variante al piano regolatore. Nel progetto di variante al piano regolatore generale della città, l'amministrazione ha anche chiesto al redattore e architetto Di Benedetto un piano per una nuova circonvallazione. Con i prossimi bilanci si cercherà di attuare questa viabilità per stralci. Evidentemente l'attuale circonvallazione, per esempio, di Treviso non è più adeguata a quella che è, e quindi bisognerà cercare, attraverso questo studio che il progettista del piano regolatore ci darà e ci sta dando perché lo stiamo esaminando, di vedere per esempio una nuova circonvallazione. Ecco, questo certamente favorirà, si partirà da questo per poi andare verso la periferia. Armando Alfieri nel 1987, 9 dicembre per la precisione, e Armando Alfieri nel 2023. Come ci si sente a vedersi con un po' di anni in più? I problemi di Treviso sono rimasti sempre quelli, purtroppo. Capelli un po' più bianchi, Io sono diventato molto più vecchio, perché quella volta incominciavo ad avere, io sono della classe 40, facciamo i conti subito. 40 anni, 47 anni. Ecco, esatto. Allora, Armando Alfieri, noi abbiamo intitolato questa prima parte Dalla Calabria a Treviso con amore. Perché? Io ho conosciuto Treviso nel 1953 la prima volta, quindi all'età di 13 anni sono arrivato a Treviso perché così c'era una mia zia che aveva sposato un veneto senza figli e diceva così a Treviso potrà studiare più facilmente, e ho frequentavo la scuola media Bianchetti, quella vicina alla provincia, la vecchia provincia, sì. Non più adesso. E là sono stato un anno e c'erano molte persone conosciute che frequentavano la mia classe. Tipo? Fra queste, per esempio, Guglielmo Con, che poi avrei ritrovato in consiglio comunale come consigliere del Partito Repubblicano, per esempio. Poi cosa è successo? Tornato giù in casa? Poi, dopo un anno, sa com'è il dialetto, tutte queste cose, a Treviso contavano molto, io cercavo di adeguarmi, però a scuola non riuscivo ad andare così bene, e così sono tornato in Calabria. Là
mi sono diplomato. Geometra. Geometra. E quindi poi immediatamente fatto Milano, un annetto circa, poi nel Polesine a Rovigo Castel Guglielmo, dove che lavoravo con una ditta che si cavava il canal bianco, si scavava il canal bianco, quindi per fare il letto, diciamo, più regolare. E poi da là, sempre questa mia zia viene sempre fuori, ecco, mi telefonava, vieni che troverai da lavorare qua, e quindi eccoci a Treviso nel 1962. Ecco, allora, proprio per questo, con il nostro Alessandro Granziera e la Francesca Pezzo, come sempre, solerti in regia, facciamo vedere delle immagini di una pizzeria, la prima pizzeria di Treviso, ed è una pizzeria particolare perché, ecco, questa, noi vediamo l'interno, qui sono delle immagini degli anni Ottanta, perché questa pizzeria a Treviso ha portato un po' del sud, ha portato, diciamo così, un prodotto che adesso è di facile consumo. Al tempo la pizza negli anni 50, 60, 70 era una cosa un po' particolare. Però io perché faccio vedere queste immagini? Perché cosa vuol dire, cosa voleva dire venire dal sud in una città del profondo nord come Treviso? C'era un po', passi il termine, di razzismo? Beh, devo dire la verità che io non ho mai, dico mai, avuto problemi con i trevigiani, mai. Ma questo è un bel dato. Dal primo giorno che sono venuto qua a Treviso, io ho incominciato il mio lavoro all'ispettorato dell'agricoltura e quindi ho conosciuto il mondo contadino, che voi sapete quanto è difficile ad accettare un terrone come me. Un terrone come me. Bene. Io dai contadini trevigiani, e li ne ho conosciuti parecchi perché ero l'unico geometra che operava all'ispettorato dell'agricoltura. Quindi al consorzio agrario. Non ero statale, perché l'ispettorato dell'agricoltura era statale, però ero assunto dalla provincia per aiutare gli agricoltori che in quel momento avevano tanto bisogno. Infatti, ministro Ferrari Agradi, quella volta all'agricoltura, soldi a, come si dice, palate. Qua, a manetta, a palate, e tutti i contadini si sono fatti la casa nuova, non avevano più il gabinetto con la latrina fuori, ecco, incominciavano i bagni e tutte queste cose, le stalle nuove, stalle moderne, la sistemazione dei terreni. Ecco, io ero l'unico geometra che lavorava all'ispettorato dell'agricoltura, dove vedevo tutti i computi metrici e quindi stabiliva i soldi che i contadini dovevano prendere. Per potersi rinnovare la casa. Si figuri un po' i contadini come mi guardavano molto bene e quanto buon vino e salami e formaggio io ho potuto assaggiare. Un ricordo di Mansi va dato, no? Mansi, ex presidente anche del Treviso Calcio. E là noi, quando si andava al Consiglio Comunale, si finiva il Consiglio Comunale la sera, spesse volte si andava o da lui o da qualche altro napoletano, che adesso non vi sto a dire per non fare... Però com'era Mansi? Mansi era simpaticissimo, molto simpatico, e anche lui molto accettato dai veneti e dai trevigiani, devo dire la verità. Ecco, qual è il segreto per farsi accettare? Perché poi uno, quando arriva in una comunità nuova... Non lo so, bisogna che sia innata, cioè c'è gente che... Io mi sono sforzato anche a parlare il dialetto veneto, che a volte facevo anche ridere un po', però c'è chi invece non ne voleva sapere. Pensate un po' l'amico Micelli, poverino, esatto, morto. Ecco, qualcheduno lo ricorderà. Perché Mansi diceva mi asso veneto, ecco. Mi ricordo, io da ragazzo. Semmo tutti veneti. Però bisogna avere anche un po' di coraggio per venire al nord a quel tempo. Molti di noi non avevano scelta, perché là... quando io mi sono diplomato, sono scappato letteralmente, perché altrimenti bisognava passeggiare sulla piazza del paese senza far niente. Questo è un altro tema che mi piacerebbe approfondire, ma lo faremo un'altra volta, perché sennò altrimenti ci mangiamo tutta la puntata su queste considerazioni. Allora, adesso invece ci vediamo il contributo, lo 05, la porto a San Tommaso nel 1980, quando... L'estate c'erano le angurie, eccole qua, immagini che fanno parte della nostra storia, per dire, no, la convivialità,
questa Treviso conviviale vi ha abbracciato subito, insomma. E Treviso per queste cose qua effettivamente attraeva molto gente come noi, anche perché insomma si passavano delle serate veramente molto, ma molto, anche in compagnia, è ovvio. Ecco, insomma, da ieri a oggi quanto è cambiato? Lei continua a frequentare la piazza. È cambiato molto, non si vede più. Tornando ai parcheggi di prima, che no, dopo che ci arriviamo, va bene, dopo arriviamo ai parcheggi, c'era tutta una vita diversa, la piazza piena, le strade piene, Borgo Cavour, Porta San Tommaso. Cos'è cambiato? È cambiato parecchio anche perché c'è un certo che, ecco, la questione sicurezza. Ecco, la questione sicurezza da una certa data in poi, e per sicurezza credo che ci siamo capiti cosa significa, che con l'avvento di molta gente, non è per essere razzisti, ma se arriva gente che non ha lavoro e che è sparsa nel territorio così senza quindi alcuna... Quindi gli immigrati. Quello ha indotto molte persone a essere guardinghi. Non solo le donne, anche gli uomini a volte, se avevano qualche anno in più. Perché appunto si dice, no, anche qui quando la gente veniva dal sud aveva lo stesso tipo di problema, però se tu gli dai lavoro, gli dai occupazione, gli dai un'occasione. Esatto. Quindi la prima considerazione potrebbe essere quella, cioè noi gli immigrati. Infatti ci sono gli immigrati che hanno il lavoro stabile, hanno la loro famiglia, i loro figli che vanno a scuola con i nostri figli, con i nostri nipoti, eccetera, non comportano nessun problema. Quindi l'immigrazione deve essere legata al lavoro. Ecco, deve essere proprio seguita dalle autorità. Non che la gente si mette così a sbando su un capannone, magari in 300, che nessuno sa, e magari si trova tutto di colpo un esercito. La porto subito a un passaggio successivo. Francesca, se lanci l'inserto numero 4, che facciamo vedere la provincia, magari a un certo punto viene assunto dalla provincia. Viene assunto dalla provincia, come funzionava? Con un concorso, con la chiamata? Tornando a prima, io sono stato assunto dunque il 2 di maggio 1963, il primo maggio non si poteva perché era la festa, ecco, il 2 di maggio, è comandato presso l'ispettorato dell'agricoltura di cui parlavamo prima. E dopo all'interno della provincia? All'interno, io sono tornato all'interno della provincia nel 1966, quando è finita l'alluvione del Piave. Perché con quell'alluvione poi è uscita fuori una direttiva ministeriale del Ministero degli Interni che diceva che tutti gli enti che avevano delle persone assunte e comandate in altre sedi dovevano rientrare nella sede che aveva assunto, quindi nella provincia. E io sono rientrato. E da giovane si è messo a verificare i danni dell'alluvione? Sì, ho fatto tutti i danni dell'alluvione e quello che dicevo prima, tutti i piani a favore degli agricoltori per le case per i coltivatori diretti, stalle. Ma noi abbiamo subito tanti danni dall'alluvione del 66. E quella volta non ci volevano tante carte, bastava un pezzo di carta con l'alluvione e una dichiarazione e venivano i soldi. Ecco, ma noi abbiamo subito tanti danni dall'alluvione. Altro che. Sì. Altro che. Perché passa poco l'alluvione del 66 dalle nostre parti, poi, a parte un po' il Piave, poi, la zona... Con la scusa dell'alluvione si sono sistemate anche alcune realtà, cito Zenson di Piave, la zona di Sant'Andrea di Barbarana, tutte quelle robe là. Ecco. Che erano precarie come strutture. Ecco. E quindi è interessante. Noi scopriamo sempre cose nuove con i nostri ospiti. Qui abbiamo una giunta che è una giunta Marton, questa è ancora la vecchia sede. Adesso io, quando sono stato assunto, io era il papà, non era papà. Dell'altro che è diventato presidente. No, non so, erano parenti, ma non... Pensavo. Bruno Marton. Sì, Bruno Marton. Che poi è diventato sindaco di Treviso.
Ecco, e vicepresidente della provincia era il, mamma mia, che è diventato ministro poi, quello di Piero di Soligo. Ah, Fabbri. Fabbri, ecco. Lui era il vicepresidente della provincia. Io sono stato assunto proprio da Fabbri. E lì possiamo aprire un'altra... Proprio un'altra... dal vicepresidente Fabbri. E guardando questi volti adesso... è stato il mio preside. Ecco, questo li conosco, non mi ricordo mai i nomi, ma... Fiorenzo Silvestri, Brunetto... Brunetto, ecco. Ecco, okay. E poi Brunetto, vabbè, poi abbiamo... Marton. Bene, presidente. Ma come si ricorda quella provincia lì, degli anni Ottanta, non quella degli anni di Bruno Barton? La provincia era molto considerata una volta, La provincia era un ente che era molto, molto considerato. È stato un errore declassarla, secondo lei? Insomma, io le faccio alcuni esempi. Io, oltre che essere all'ufficio tecnico della provincia... Poi sono stato anche all'ufficio studi della provincia, in un momento in cui si era approvato a livello nazionale, a livello urbanistico, no? Tutte quelle leggi urbanistiche. E la provincia di Treviso ha fatto dei corsi di urbanistica per tutti i sindaci e tecnici comunali dei comuni, quindi ha fatto dei 95 comuni. Faceva dei corsi di formazione, insomma. Esatto, facevamo questo e poi... Finito questo, siccome alcuni comuni non avevano la possibilità di avere un tecnico comunale, due o tre di noi sono andati a fare i tecnici comunali in alcuni comuni. Io per esempio ho fatto il tecnico comunale a Godega di Sant'Urbano, a San Fior, a Cessalto, a Susegana, tanto per dirne una. E si faceva i tecnici comunali a tutti gli effetti, cioè... Si portavano i progetti in commissione edilizia e si approvavano. Quindi, dicono sempre che nel pubblico non facevate nulla, qua c'è, ecco, mi sembra. E qualche volta poi si facevano anche dei progetti per l'amministrazione, tipo il comune di Godega, il comune di San Fiore, eccetera. Sarebbe troppo lungo dire, ma noi ne abbiamo di tempo da investire anche nelle prossime puntate. Adesso io tornerei in studio perché comincerei ad arrivare un po', diciamo, al sunto. Andiamo a Treviso, l'inserto per la nostra Francesca è il numero 2. Perché? Perché a Treviso cominciamo a concentrarsi da dove siamo partiti, cioè da quando prende e diventa assessore, e uno dei grandi problemi della città è il traffico. Qui è traffico a Treviso. Intanto sceglie la carriera politica, ma lo vedremo dopo, diventa assessore perché le danno questo assessorato alla viabilità, al traffico, alla polizia locale. Sa com'è, le deleghe a volte sono state date così, senza... Ma come si prendeva la delega? Cioè, il sindaco diceva a te ti do l'assessorato alla viabilità, così. Diciamo che c'erano delle trattative a livello politico. Quindi era una questione di politica, non era una questione di meritocrazia. A livello politico, la direzione del comitato comunale... Qual è l'assessorato che valeva di più, quelli pubblici? Com'è? Qual è l'assessorato che valeva di più? Beh, insomma, nella politica? Tutti volevano andare, non so, ai lavori pubblici, all'urbanistica, robe così, insomma, ecco. Sì. Però il fatto è che la questione delle alleanze purtroppo metteva, perché noi, come voi sapete, Quando ero io in consiglio comunale non c'era l'elezione diretta del sindaco, però la Democrazia Cristiana in quel momento là aveva il 45% dei consensi, quindi su 40 consiglieri la Democrazia Cristiana aveva 18 consiglieri, il 45%, e gli servivano quei due o tre consiglieri per fare la maggioranza, cosa che invece adesso... con l'elezione diretta del sindaco. Quindi diciamo che c'era più democrazia perché l'opposizione poteva farcela. Tanto per dirne una, i repubblicani, se erano i due, volevano due assessorati. I socialisti, neanche parlare, volevano gli assessorati più importanti, tipo Guadagnini, assessorato ai lavori pubblici, eccetera, eccetera.
Giomo, anche lui assessore ai lavori pubblici. Però diciamo che quello che emerge rispetto adesso è che forse... C'era e quindi più... a noi rimanevano. Però c'era più democrazia forse perché c'era la possibilità di poter... cioè il sindaco si sentiva un po' più messo... Non c'era... Cioè adesso il sindaco governa 5 anni, a meno che non faccia delle... Io sono per l'elezione diretta del sindaco come adesso, perché sì? Non si può attuare un programma con dei compromessi, o fai questo, se no non ti do questo, insomma... Sono cose che... Però dicono che questo tipo di democrazia è un po', come dire, rigida, nel senso che se poi il sindaco non si comporta bene, ci deve essere veramente... È bene, ma dopo 5 anni verrà giudicato dall'elettorato. Però 5 anni sono lunghi, però. Va bene, sono lunghi. Per fare danni... Però se fa dei danni che vengono riconosciuti dai suoi stessi consiglieri di maggioranza... va a casa lo stesso, quindi insomma tutto sommato è stato la coscienza di un consigliere, anche se appartiene alla maggioranza, non può far passare delle cose ingiuste, Questo mi dà proprio l'aggancio l'aggancio alla seconda parte, ecco. Allora intanto volevo chiudere questa. Allora, quindi, dalla sua esperienza è stato un passo in avanti questo cambio, quindi con l'elezione diretta del sindaco, non c'è dubbio. Bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Poi riprendiamo con Armando Alfieri nella sua veste di assessore, diciamo così, un po' bastian contrario, possiamo dire così? Diciamo così, dopo la pubblicità. Il Consiglio Comunale di Treviso è stato convocato oggi a Palazzo 300 per discutere due importanti argomenti, le dimissioni del Sindaco e della Giunta e la successiva elezione sia del primo che dei nuovi assessori. Non tutti, per la verità, perché il primo colpo di scena di una seduta, che tutti davano estremamente elettrizzante, è avvenuta subito all'inizio. Il Sindaco Mazzarolli leggeva le motivazioni di queste dimissioni e contemporaneamente annunciava che l'assessore alla viabilità Armando Alfieri le ritirava con una lettera che lo stesso Mazzarolli si è trovato sul tavolo 4 secondi prima di aprire la seduta. Ecco comunque le motivazioni ufficiali per bocca dell'interessato. Io ritengo che la città aspetta da molto tempo un governo, una giunta che governi, e non ha bisogno di perdere tempo in consiglio comunale, come si verifica da molto tempo a questa parte. Il mio senso di responsabilità, la mia coscienza in questo momento non mi consentono, perché è una scelta mia, una scelta istituzionale, e pur rispettando quanto il mio partito evidentemente vuole, perché questo non si tratta evidentemente di episodi di milazzismo, ma io voglio vedere chiaro le forze politiche cosa fanno, quindi avvieranno queste trattative, voglio vedere chiaro come la città sarà governata, e poi le dimissioni non saranno certamente un problema, ma fuggire di fronte alla responsabilità, io credo che in questo momento la mia coscienza non me lo permette. Siamo tornati con questa seconda parte. Com'era sta storia? Cioè, come fa un assessore a dire no, non me ne vado, e va via però il sindaco? Adesso sarebbe impossibile. È semplicissimo. Diciamo che è difficile per un cittadino capire, ma per la gente che è dentro la politica e sa le segrete cose della politica, allora sa. E succede che possono succedere queste cose. Non ero solo io che voleva rimanere, ce ne erano almeno altri 3-4. Quella volta lì. Parliamo del 1987, del 18 maggio. Altri 3-4. Non vi dico i nomi, ma i nomi li so tutti, uno per uno. Ecco, questo è stato veramente un terremoto, perché per la prima volta dopo tanti anni venne poi avanti una giunta laica, cioè una giunta con un sindaco che non era democristiano, cioè con Sandro Reggiani. Era consentito da una legge che dava modo a un assessore in carica di non essere... disarcionato, ecco. Visto e considerato che nel mio partito sono avvenute delle grosse stupidaggini, perché pensate un po', il sindaco Mazzarolli, persona degnissima,
è stato stravotato dall'elettorato trevigiano, stravotato. Chi non si ricorda quanti voti ha preso Mazzarolli? Perché quella volta non veniva eletto, non veniva eletto dal, direttamente, ma si contavano le preferenze. Erano più di 3.000 o 4.000 preferenze preso. Quindi era più difficile rispetto a adesso. Mentre chi poi ha architettato di diventare sindaco, avvocato Vittorino Pavan, ne ha presi 1.720. Ma era pensate già, un po', ma io ne ho presi 50 meno di lui. Quindi figuriamoci un po'. C'è stato non lo so, si è voluto silurare il sindaco Mazzarolli, che non meritava di essere silurato, onestamente. Perché queste cose bisogna farle all'inizio. Quando si va alle elezioni si dice il nostro sindaco è questo. E allora io l'avrei accettato volentieri. Ma non andiamo con sindaco Mazzarolli e poi con sotterfugi... La mia coscienza non mi ha consentito di firmare quella carta delle dimissioni di Mazzarolli. Ma allora, volevo tornare proprio qui, perché bisogna contestualizzare un po' la storia. Siamo nel 1987, la Democrazia Cristiana è ancora forte, però ci sono già, come dire, un po' di malessere interni. Aveva il 45%, ecco. 18 consiglieri. Però avevamo un presidente dell'USL, quindi una persona potentissima, che era l'avvocato Vittorino Pavan, tra l'altro poi anche, mi pare di capire, cosa era segretario comunale, cioè della DC. Danesi, segretario comunale. Dottor Luciano. E appunto, mentre Vittorino Pavan, voglio dire, aveva il suo centro di potere, perché voleva fare anche il sindaco. Voleva fare il sindaco e qualcun altro voleva fare, evidentemente, il presidente dell'USL, cosa che puntualmente è avvenuta. Quindi diciamo che infatti Pavan sindaco e Danesin presidente dell'USL. Quindi è stata un'architettura ben precisa. Sono architetture così fatte. Ecco, questa io era... non le ho accettate. No, ma questa era la politica, cioè questa era la politica della Prima Repubblica, oppure continua anche nella Seconda Repubblica? Intanto bravi in regia a far vedere un po' di Consiglio Comunale di Treviso. Diciamo. Qui siamo nel 1982 come Consiglio Comunale, addirittura. Ecco, l'architettura della politica è cambiata secondo lei adesso, oppure questi meccanismi esistono ancora e sono sempre più forti? Diciamo che ci sono stati alcuni partiti, di quelli che erano grosso modo sempre gli alleati socialisti, eccetera, che hanno reso possibile questa, perché ecco, queste non nascono così, non nascono così. Evidentemente, ecco, nel segreto di questi partiti, fra quei due o tre persone che contano, hanno deciso queste cose. Ma questo è contro la popolazione che ha votato, contro i cittadini che hanno votato. Ma volevo capire, ma secondo lei adesso... che è cambiato il meccanismo, i meccanismi, diciamo così, per arrivare nei diversi centri di potere, la politica continua a utilizzarli come prima? Oppure adesso non è più possibile? Beh, è un po' cambiato. Diciamo che prima c'era più democrazia sotto un certo aspetto nei partiti. Figuratevi un po', Treviso, parlo del mio partito, aveva 14 sezioni. Treviso? 14 sezioni. Metta una media di 130-140, va, c'erano sezioni che ne avevano anche 300, ma metta una media di 130-140 a sezione, moltiplicato 14, quanti iscritti fanno? Fa tanti iscritti. Noi riempivamo teatri, cinema, per fare riunioni della Democrazia Cristiana e dei cittadini. Ecco, eravamo in grado di fare questo. Ecco, ma questa è democrazia. Ecco, ma rispetto ad esempio a un altro grande partito come il PC, come numeri? Ecco, il PC, diciamo un po' di meno di noi, ma era organizzato. Casellato. Era casellato. Era organizzato anche un po' come noi. Ma noi, insomma, quella volta non per niente avevamo il 45%. Insomma. Che gli sarebbe da aprire un altro capitolo su ma questo su sarebbe il rapporto molto ampio, DC e perché PC. Allora si capisce anche i giochetti della politica da una parte, la democrazia che non c'è più,
perché noi ci riunivamo sempre, si facevano le scelte e poi venivano portate in consiglio comunale. Gli onorevoli ogni sabato e domenica, ecco, giravano per il territorio. Noi che eravamo assessori, eravamo sempre in giro per le nostre periferie, qua. Tutti ci conoscevano, i problemi nascevano dalle periferie e si portavano. Ecco, adesso invece, secondo vede me... Vede come è cambiato il mondo? Adesso invece? Adesso? Adesso invece è così, si elegge il sindaco. Il sindaco in un certo senso porta sulle spalle tutto il peso, perché lui si può scegliere gli assessori che vuole, anche perché sono al di fuori del contesto, del consiglio, anche se si potrebbe ovviare a questo, si fa dimettere il consigliere e se lo mette assessore. Un consigliere plurivotato credo che possa fare l'assessore, si dimette da consigliere, subentra il primo dei non eletti della lista e quindi fa l'assessore una persona che è conosciuta. Quindi lei è contrario ad esempio ad assessori che vengono catapultati? Assolutamente contrario. Cioè, quando ho fatto l'assessore io non firmavo, io mi prendevo la responsabilità di firmare gli atti, non erano i capi divisione o i capi di reparto, assolutamente no. Cioè io dicevo al mio capo di divisione, mi metta la pratica là che dopo le dirò cosa si deve fare. Quindi c'era anche la capacità di fare. E la conoscenza, perché uno... Ma io avevo, venendo dalla provincia, avevo una conoscenza della legge comunale e provinciale proprio abbastanza... Ma allora, detta così, mi dice sostanzialmente che forse tanti assessori non sono così poi preparati per fare questo ruolo, dalla sua esperienza. Beh, insomma, una preparazione sotto un certo aspetto ci vuole, perché mica si può improvvisare le persone che fanno gli assessori o altre cariche pubbliche. Secondo lei si sono un po' improvvisate negli ultimi anni? Quindi... Va bene. Non andiamo oltre, altrimenti poi... Allora, invece, fatto, no. Invece continuiamo. Tra le cose che lei ha fatto come assessore, poi nei vari referati, perché ha fatto lavori pubblici, ha fatto un po' di tutto, io le faccio vedere adesso delle immagini, l'inserto Francesca, pezzo con il nostro Alessandro Granzieri in regia, è il C10, le faccio vedere queste immagini, che facciamo vedere anche i nostri telespettatori, perché riguardano un'esperienza che noi come comune e come città di Treviso abbiamo portato avanti per molto tempo, che è quella del ristorante economico, cioè l'assistenza a chi, diciamo così, non ci arrivava con i soldi. La raccontiamo, perché poi lei l'ha implementata addirittura con l'albergo. A Treviso, per più di 20 anni, perché prima c'era anche l'albergo, cosiddetto l'albergo per i barboni, brutto nome, però erano quelli che dormivano purtroppo, specialmente d'inverno, sotto i portici, eccetera, eccetera. Ecco. Dopo 20 anni e più, io ho fatto di tutto, e sì che questo non è che portava voti a chi lo faceva, sono riuscito, contro quasi tutto il consiglio comunale, ad aprire questo albergo dei poveri. Quindi inni con la Caritas che collaborava, anche con del personale, dei volontari, eccetera, eccetera. E qui nello stesso palazzo c'era il ristorante economico. Che è questo qua, che tu hai nominato. Ecco, ma la domanda che le faccio... Si mangiava molto bene. Beh, adesso vediamo... Perché parecchi che lavoravano in provincia o in altri uffici, là, gli infortuni, eccetera, andavano anche a mangiare là, al ristorante. Perché infatti uno pensa, no, il ristorante economico sarà una cosa da... veramente da poveri, una mensa dei poveri, in realtà devo dire è estremamente dignitoso. Io volevo capire invece la gente, cioè il povero di ieri era umile e comunque aveva una sua dignità, oppure rispetto al povero di oggi? Io credo che ci sono molti più poveri oggi. Oggi ci sono molto più poveri.
Oggi come oggi non ci sono solo gli immigrati, sono anche gli italiani, che sono molti che non stanno bene. Solo che ultimamente, con il reddito di cittadinanza, questo e quell'altro, fatto fra l'altro in modo non proprio perfetto, è vero, e credo che ha ragione il governo di modificarlo come lo sta modificando, va bene, ma i poveri ci sono ancora, però bisogna aiutare le persone nel modo giusto, non nel modo sbagliato, perché se uno si culla quei 300 euro, quei 400 euro che ti arrivano dal cielo così, con il sociale, ecco, invece se uno ha un malanno, se è un invalido, allora è ovvio che bisogna dargli questi aiuti. Insomma. Stiamo vedendo invece in questo momento del 1980, se non sbaglio, sì, stiamo vedendo il mercato, quello di Piazzale Burchiellati. Perché io propongo queste immagini? Perché queste immagini hanno ancora il piazzale con la tettoia, cioè c'era la copertura che poi è stata rimossa ed è diventato parcheggio, perché volevo introdurre, altrimenti non arriviamo, siamo già... il tema dei parcheggi. Lei nel primo servizio che abbiamo sentito diceva sì, c'è il problema, cercheremo di trovare una soluzione con l'ex GIL. E qua lei tocca un punto dolente, purtroppo, com'era? È uno dei punti che mi hanno un po' bersagliato. Alcune cose io sono riuscito anche ad affrontarle quando ero io che avevo quella responsabilità. E allora le immagini... Eccoli qua i parcheggi. Per quanto riguarda i parcheggi, specialmente durante i festivi, durante alcune, in alcuni momenti in cui c'era traffico, eccetera, va bene, feste, il comune deve fare qualcosa, non può essere immobile. E io ho inventato, per esempio all'ex GIL, è stato ricavato un bel parcheggio. Poi, dico io, l'amministrazione comunale ha tante scuole all'interno del centro storico. Ci sono questi cortili, i sabati e le domeniche, che erano particolarmente affollati. Dico io, il proprietario di questi immobili potrà disporre di questi cortili, per far parcheggiare le macchine fino a che non si attueranno quei piani parcheggio, questo suggerimento, di cui diremo dopo se è possibile. No, perché i presidi protestano. È tutto così. Ma allora un'amministrazione, perché un preside protesta senza nessuna ragione, fra l'altro, perché il sabato e la domenica si prende il cortile, le macchine, e lo può fare ancora anche l'amministrazione adesso, se ce n'è bisogno. Quindi potrebbe essere un suggerimento. Questo è un suggerimento, basta farlo, è una cosa che io ho tentato, che ho fatto. E ho dovuto affrontare l'ira di questi presidi, che non capisco da dove veniva, e poi alcuni cittadini che li appoggiavano anche. Adesso invece vediamo gente che fa multe, i vigili urbani. Io non ho mai sopportato queste robe, insomma, perché io le multe, per me, che sono stato anche assessore ai vigili urbani, l'ho messo per raccomandato, i vigili devono fare i vigili, e se uno corre molto, se lo multa, va bene, ma non fare le multe così solo per fare cassa, quello non va bene. Qual è stata la sua esperienza di gestione del traffico a Treviso? Noi torniamo all'inizio, abbiamo iniziato a parlare di queste cose. E che cosa? Già in quel tempo che c'eravamo noi, c'era tutto un piano per la viabilità e quindi per i parcheggi. Si parlava del PUT. E quindi ci dovevano essere due o tre punti, tipo stadio, tipo vicino alla stazione, in modo che tutte le linee degli autobus confluivano in questi due o tre punti, e poi con una navetta gratuita girava, era la soluzione del problema. Per esempio, io una delle cose che avevo portato a termine proprio, quando si parlava della metanizzazione,
del centro storico, io con il presidente della Camuzzi avevo raggiunto un accordo in cui loro metanizzavano tutto il centro storico ed anche una parte, non so, di Sant'Angelo gratuitamente, quindi rimettendo a posto il tutto, e ci davano il gasometro, il locale del gasometro. Là io avevo pensato, visto che ci arrivava gratuitamente, di fare un bel parcheggio. Ma interrato, multipiano? Tutto multipiano, multipiano. E quindi avevamo già, poi il parcheggio se lo poteva fare, perché si capisce bene, perché il parcheggio viene pagato e quindi in un po' di anni si paga da solo. E invece hanno messo i bastoni fra le ruote. Quindi la metanizzazione del centro storico è stata fatta dopo 10 anni, ma quello che il comune ha ottenuto è molto, molto meno di quello che avevo ottenuto io 10 anni prima. Guardando queste immagini qui, allora il futuro, il presente e futuro di Treviso, dei parcheggi a Treviso, quale deve essere da un assessore che ci ha lavorato dentro? Beh, io ormai, ad esempio, sfumata l'ipotesi Piazza Vittoria, il parcheggio interrato in Piazza Vittoria, sì o no? Io non sono per il parcheggio in Piazza Vittoria, non sono mai stato, perché sia per le dimensioni, sia per la vicinanza di tutti i palazzi là, non l'ho mai visto di buon occhio. E quindi un parcheggio... Io avrei visto di buon occhio quello che vedeva di buon occhio anche il mio amico Vittorio Zanini, farlo sopra la stazione, che costa pochissimo, uno spazio immenso dove veramente si poteva fare l'interscambio e là potevi avere... Quindi un multipiano sopra la stazione? Non un multipiano, non un multipiano, una soletta sopra la stazione e basta, là viene parcheggio per le macchine, stazione dei pullman, viene tutto. E non costerebbe l'ira di Dio. Questo si pensava allora. E ma, questo potrebbe essere un utilizzabile. Ma passeranno i secoli ancora e ho paura che non si realizzerà mai. Ringraziamo per la presenza. Torneremo a parlare, perché qui abbiamo aperto molti altri spazi. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte parleremo di libri, editoria e di cultura a Treviso. Apprezzato, anche se non tanto da essere considerato inseparabile compagno di ferie e villeggiatura, il libro continua a riscuotere un buon indice di gradimento nel corso dell'estate. Semmai, e il breve sondaggio che ci siamo proposti di fare lo dimostrerebbe, si può osservare che quel che cambia di volta in volta, di anno in anno, è il gusto del pubblico. E non è solo, ben inteso, una questione di titoli o di bestseller, cioè che pare che più che nei confronti delle singole opere gli interessi del pubblico si indirizzino verso settori diversi. E nella fattispecie c'è una certa unanimità tra i librai nell'affermare che a farla da padrona, quest'anno in particolare, sono state le guide, le pubblicazioni che trattano di viaggi e itinerari. Quali sono i libri che la gente si porta in vacanza? Saggistica, narrativa, biografia, che cosa? Sì, beh, in questo momento diciamo più i libri tascabili, così, sennò anche premi, saggistica un po' meno, e la narrativa comunque è quella che tira un po' di più. Andiamo un po' per titoli. Beh, diciamo che i più letti di Sgorlong sono le ultime novità, Nievo, e poi abbiamo lo Smith, un libro che è un molto, autore molto conosciuto. E poi tutte le guide del touring, quei libri così per viaggi, sai cos'è. Si dice che sia il momento delle guide, molto consultate e molto acquistate, è vero? Beh, il momento è sempre quello favorevole, insomma, a parte il periodo adesso, anche come Treviso, con città che ha parecchi visitatori stranieri che fanno visita, poi trevigiani che si recano all'estero, si chiamano bisogno di supporti, di guide, carte e tutto quello che è. Ecco, parliamo un poco di queste guide che tante volte sono sotto forma di storie di un paese, di una località. E c'è un mercato, ci sono molti acquirenti
l'acquirente di questo tipo di pubblicazione? L'acquirente direi che è in espansione tutto il mercato, poi conferma lo stesso dati agenzie turistiche, insomma qui convegni e conferenze, fiere che fanno su questi argomenti, il mercato è in espansione, sì che noi stiamo dietro a quello che è un mercato poi così spontaneo. Quindi è un turismo, è un passatempo, un passare le vacanze che ha una sua letteratura e un suo acquirente. Direi che il turismo forse è visto anche come fatto di visitare culturalmente, ampliare quello, non è solo l'evasione, staccare dal lavoro, dalla routine quotidiana, insomma è quello di visitare dei posti e di informarsi, conoscere, insomma approfondire qualcosa di più, insomma ecco. In definitiva, si legge o non si legge in quest'estate? Si legge ma un po' meno degli anni scorsi, come vendita si vende sempre ma è un po' limitata alla parte guide turistiche, carte, piante, questo denota che la gente è più interessata in questo momento alle vacanze, a studiarsi gli itinerari e programmarsi le vacanze più che a leggere. Comunque c'è sempre fortunatamente un po' della clientela che è quella che riesce a leggere solamente in questo periodo dell'estate di vacanze, insomma, no? Alla fine un altro dato emerge più che mai chiaro, almeno per quel che riguarda le letture estive, la predilezione è più che mai rivolta verso le edizioni economiche cosiddette, a tutto scapito del libro di lusso, quello elegante da scaffale di riguardo, e si può capire. Operando invece una netta separazione tra quel che si compra e quel che effettivamente poi si legge, ci sembra di poter osservare che un certo modo di fare le vacanze viaggiando a scapito del tradizionale turismo stanziale porti a leggere poco, ossia a ricercare meno il piacere della lettura a tutto vantaggio di una documentazione rapida e concreta su ciò che si incontra e vede. Ma anche questo è cultura. Vivi dell'estate del 7 agosto del 1987, ne parliamo con Giuseppe Vanzella, librario ma soprattutto cultore di questo strumento. Giuseppe Vanzella, per chi non lo conosce, per chi non è ancora passato lungo via inferiore, ovvero la vecchia via dell'inferno in centro, proprio nel cuore della città, chi è e cosa fa? Beh, allora intanto saluto i gentili telespettatori che sono qua oggi. E io ho cominciato nel 1980 in via inferiore con un negozio, un'attività legata all'antiquariato in senso stretto, però ero troppo appassionato di libri e per cui in poco tempo sono riuscito a trasformare questa attività in un'attività di libreria antiquaria, cioè io mi occupo di rintracciare per i miei clienti oppure di rintracciare in ogni caso libri antichi, libri rari, libri introvabili, prime edizioni dedicate sia al lettore in senso stretto, appassionato lettore che frequenta anche le librerie dove si vendono libri nuovi, ma soprattutto per i bibliofili, cioè quelle persone che considerano il libro un oggetto che va al di là del contenuto, al di là di quello che c'è scritto, perché bene o male un libro, io qua ho questo che tra l'altro è il libro che abbiamo visto nel servizio, Premio Strega dell'87 di Stanislao Nievo, che è un pronipote di Ippolito Nievo tra l'altro. Voglio in qualche modo significare il fatto che il libro non è solo diciamo il prodotto letterario di uno scrittore, ma è un oggetto, è la risultante di una serie di forze, perché dove c'è un libro c'è un editore, c'è uno stampatore, c'è un grafico che imposta la pagina, sceglie la copertina, disegna la copertina, c'è tutta una filiera di maestranze di eccelso livello che alla fine completano l'opera creando un libro. La prima domanda è: ma c'è ancora oppure con il passaggio al digitale? Intanto il nostro regista Alessandro e con Francesca facciamo vedere un po' di immagini nel contributo 24, che così ci addentriamo in mezzo ai libri di una libreria. Qui siamo addirittura di una libreria dell'82. Tornando a noi, ha ancora un senso con il digitale?
Beh, diciamo che stiamo vivendo un'epoca di grandissima trasformazione. Stiamo... Cose così non si vedono più. Eh? E diciamo che da me si vedono. Stavo per cioè, dire questo. Sì, sì. Comunque le altre piattaforme nate negli ultimi 20 anni che stanno trasformando il mondo, la società, la cultura, l'economia, che erano inaspettati come momento, stanno veramente cambiando l'approccio, soprattutto per quel che riguarda le generazioni più giovani. Allora, si legge di più, cioè si legge ancora sul libro cartaceo, si tende a leggere sul libro digitale oppure addirittura ci sono gli audiolibri per non far neanche la fatica allora, di stare a leggere? La concorrenza tra il cartaceo e il libro digitale è sicuramente, nonostante quello che dicevano all'inizio, è stata vinta dal cartaceo. Io sono convinto che il digitale è utilissimo, perché no, il computer oppure tablet è utilissimo in certe situazioni, però il libro cartaceo ha degli elementi diversi, cioè l'essere umano non è ancora abituato a percepire la pagina scritta in due dimensioni come quella che poi è sul video, per cui penso che sia quasi un fatto biologico. E l'audiolibro? L'audiolibro è interessante, però è una cosa diversa. Torniamo invece un attimo in studio. Questo libro, che è dell'87, è una storia, peraltro, trevigiana. Trevigiana, sì, della marca trevigiana. No, diciamo che mi ha anche fatto un po' specie vedere questo libro in quel filmato e poi... sapere che questo è diventato un libro ricercato dai bibliofili perché è una prima edizione. Cioè, la prima edizione cos'è? Perché voglio spiegare anche questo, perché tanti dicono guardi, a me la prima edizione non interessa, prima o seconda edizione, però c'è un fatto fondamentale. Allora, la prima edizione, questo libro è nato adesso l'anno, mi sembra sia 86-87, vale. La seconda edizione è l'edizione di un libro che c'era già. Per cui questo fatto della prima edizione è un fatto importante, assolutamente importante. Se noi pensiamo che, per esempio, in Francia, io cito sempre questo come aneddoto, la prima edizione di Poesie all'inferno di Rimbaud, che è un opuscolettino fatto di poche pagine, con dedica autografa all'amico Verlaine, ha fatto 800.000 euro in Francia ad un'asta. 800.000 euro. Per cui l'edizione, tra l'altro, senza la dedica vale ancora molto meno. Però, soprattutto all'estero, hanno una grandissima considerazione. Quindi noi dobbiamo vedere nelle nostre librerie delle prime edizioni del nonno. Qual è la prima edizione? Dopo dipende dall'autore, sicuramente, ma guardate... Ma questo libro qui cosa raccontava perché sia così trevigiano? Questo è un libro, è una storia romanzata, che è diciamo la storia del Marchese di Re. Il Marchese di Re chi era? Era un fantomatico personaggio ottocentesco che aveva messo in piedi un'idea di creare una Nouvelle France in mezzo al Pacifico. Un nuovo Stato. Lui aveva comprato un'isola nell'ambito delle isole del Borneo, che si chiamava prima, quando era inglese, si chiamava Nuova Irlanda, poi divenne Nouvelle France. E ne aveva fatto delle spedizioni per cercare di acquisire fondi per creare uno Stato indipendente, che dopo logicamente un'impresa assolutamente fallimentare. Comunque, in una di queste spedizioni il porto di Barcellona partirono 263 veneti, quasi tutti dalla provincia di Treviso, e questi si imbarcarono nell'aprile del 1880. Dopo 3 mesi e mezzo arrivarono in queste isole e ci fu la scoperta che non c'era nulla. Un po' come quelli che sono arrivati in Rio Grande do Sul, che invece avevano Ma là è diverso, perché là era il paese, era lo Stato brasiliano che cercava
persone che cercava gente che lavorasse, agricoltore. Là questi qua si sono trovati in delle isole dove anche abitavano già delle popolazioni indigene che tra l'altro erano anche dei cannibali. In ogni caso erano dei terreni assolutamente che non si potevano utilizzare per l'agricoltura perché probabilmente erano antiche barriere coralline con appena un velo di terra sopra. Un disastro. Ma il resto non ce lo raccontare, no. perché sennò uno poi non compra più il libro. Questo ormai è un libro che si compra non per leggere, ma perché diventa un oggetto di culto, diciamo. Ma ce la fanno poi i veneti? Fondano New Italy in Australia. Cioè, Il resto leggetelo sul libro, perché sennò facciamo una puntata. È una storia stupenda, straordinaria. Invece noi parliamo di un'altra storia, è quella di un fotografo, perché tra le altre cose, libri sì, ma abbiamo visto ad esempio libri di fotografie. Lì abbiamo sentito ad esempio che c'erano libri di fotografie perché a quel tempo non c'era internet e quindi uno per documentarsi doveva andare in ferie, andava a prendere i libri di fotografia. Tra l'altro abbiamo visto Celio Perazzetta che è stato l'inventore del libro fotografico. Allora, proprio per questo 70. Andiamo a vederci l'inserto 20 dove c'è una mostra di un fotografo, devo dire particolare, che lasciamo commentare poi a Giuseppe Vanzella. Vediamo il servizio. Correva l'anno 1954. Castelfranco godeva allora della meritata fama di città dotta, confermata più tardi del resto con la famosa trasmissione Campanile Sera di Mike Bongiorno. In quell'anno la città ospitò la mostra nazionale di fotografia e tra gli altri la critica segnalò l'opera di un giovane fotografo veneziano che si chiamava Fulvio Reuter. 30 anni dopo, il giovane di allora torna a Castelfranco, carico di gloria, come si suol dire. Da allora l'acqua è passata in grande quantità sotto i ponti della storia, una storia che Reuter è riuscito a fermare nei suoi sussulti più significativi. Immagini di una realtà che pare di un altro mondo, una realtà ricreata dall'obiettivo di un artista tra i più famosi del mondo. Nelle note di presentazione delle sue opere troviamo termini che possono offrire una chiave di lettura delle sue invenzioni. Estetica, perfezione, intravede oltre, immagina al di là, evidenzia ciò che è dentro le cose, sceglie bellezze straordinarie, meraviglia di questa realtà incantata, cosmo improbabile. È una realtà incantata, osserva Italo Zannier, che difficilmente ci è dato di incontrare e di vivere, se non oltre lo specchio di Alice, che Reuter ha rappresentato quasi 40 anni or sono, per un viaggio dal quale non ha motivi di tornare indietro. Fulvio Reuter, la fotografia che poi diventa libro, la fotografia che però è arte. Anche questo è un mezzo che il digitale ha cambiato molto. In un percorso legato anche alla tecnica, cioè la fotografia dall'analogico al digitale è cambiata tantissimo. Tra l'altro io ho la fortuna di essere un collezionista di fotografie storiche. Volevo arrivare lì io, no? Che differenza dai gentile. Ferretto a Reuter? Nessuna differenza, è una filiera temporale. Anzi, facciamo così, che differenza dai Ferretto al cellulare? Nessuna differenza. Sicuro? Sicuro. È solo una questione legata alle modalità, cioè in fondo la macchina fotografica è uno strumento semplicissimo, è una scatola nera al suo interno con un obiettivo, con un buco, con un obiettivo e una pellicola che riceve i raggi. Quello che è rimasto uguale è il senso estetico della fotografia, perché la fotografia segue il suo tempo, per cui se la famiglia Ferretto, Giuseppe Ferretto fotografava in un certo modo, ricordiamo era perché... chi sono i Ferretto, perché qualcuno Giuseppe Ferretto è uno dei padri della fotografia trevigiana, che nella seconda metà dell'Ottocento aveva sviluppato un laboratorio che aveva raggiunto dei grandi livelli tecnici.
È un visionario, sì, visionario, anche se la storia di Ferretto è così straordinaria che meriterebbe una puntata solo quella. Un giorno la farei, tanto qua, come dice un vecchio detto, che se PD che è uguale. Sì. Sì, sì, comunque il fatto estetico della fotografia varia nel tempo, però l'evoluzione dell'apparecchiatura che serve per quindi l'anima ottenere... non cambia, è cambiato il mezzo, insomma. Sì, assolutamente, ma è come l'automobile. L'automobile della fine dell'Ottocento non è l'automobile di adesso, però serve sempre per spostare le persone. Però ci vuole più tecnologia. Ma adesso, ad esempio, la foto la può fare chiunque, perché è la macchina che è completamente... Una volta... Certo. Per fare una foto era più complicato. Cioè, poi all'inizio, nel periodo pionieristico, servivano i chimici. Essere, diciamo che c'è più espressività adesso. Sì, ma però il fatto che tu puoi fare la fotografia, però non è detto che fai una bella fotografia. Tu puoi spostarti in auto perché vai da qua, non so, al primo paese, prendere il giornale. Una cosa è fare il viaggio avventura. Cioè, sono delle cose completamente diverse. Concetto. Passato e presente del libro, passato e presente della fotografia, tutto questo però sono tutti mezzi che servono anche a custodire la memoria, giusto? Sì, beh, è uno degli aspetti della fotografia. La fotografia è arte, è creatività, però è anche documentazione, questo è indiscutibile. Nell'84 Luigi Ghirri, un fotografo emiliano, mette insieme un gruppo di altri 20 fotografi e fa una mostra itinerante che si chiama Viaggio in Italia. A questa mostra, che rompe, creò una cesura con... la visione del paesaggio, cioè il paesaggio veniva visto non più come qualcosa che doveva essere significativo, bello, ma il paesaggio rappresentato per quello che era. Ci furono due fotografi trevigiani, Gianantonio Battistella e Umberto Sartorello, e questi due fotografi nel 1984 e in qualche modo creano un punto di partenza per la fotografia trevigiana. Logicamente è una fotografia sconosciuta ai più, che la massa non conosce. Viaggio in Italia non è stato, non è oggi considerato più di tanto, ed è invece stato un elemento formidabile nella storia della fotografia, nell'estetica della fotografia. 5 anni dopo, nell'89, sempre grazie a Italo Zanier, e anche vorrei ricordare, proprio grazie a questa mostra di Reuter Castelfranco, Gino Oliva, un grandissimo appassionato, un grandissimo curatore di mostre di Castelfranco, che organizzò tra le prime mostre di fotografia in Italia, allora negli anni 50, tra cui una collettiva a Castelfranco. Chiudere nell'89, ci fu una mostra a Palazzo Fortuny, Insistenza dello sguardo, organizzata da Italo Zanier, a cui parteciparono non due ma 5 fotografi trevigiani, Marco Zanta, Carlo Barbò, Loris Menegazzi, Battistella e Sartorello, e fu il punto più importante della fotografia in Italia, della fotografia trevigiana in Italia, 1989. Adesso noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, continueremo su questo filone perché andiamo invece a toccare la storia locale, che a volte può anche pungere molto, ma dopo la pubblicità. L'inviato speciale in provincia ci riprova e, dato lo scompiglio provocato in città dall'uscita dell'ultimo volume, c'è da attendersi con l'arrivo del terzo quantomeno nuovo clamore e, chissà, altre polemiche, se non addirittura altre querele. Lui, l'autore, il giornalista trevigiano Gianmaria Ferretto, pregusta frattanto l'effetto della sua nuova fatica. È soddisfatto perché, dice, Inviato in provincia 2 è stato letteralmente preso d'assalto dal pubblico che lo ha bruciato
oltretutto per la piacevolezza e facilità di lettura. Ma non sono state solo rose, e bisogna dirlo. C'è anche una certa Treviso che ha risposto indignata al ritratto eseguito da Ferretto e che il libro l'avrebbe visto ben volentieri sì bruciato, ma sulla pubblica piazza. Che Ferretto non abbia magari un po' esagerato? Non credo assolutamente, perché io credo che il modo per raccontare certi fatti sia sempre quello di farlo con il sorriso sulle labbra. Dovrebbe essere sempre la maniera migliore per trattare qualsiasi argomento. Io ho fatto così, ho usato questo sistema e anche per quello credo che la lettura sia piacevole. Non credo di aver assolutamente esagerato, se non in qualche punto dove effettivamente quando c'è vo. Mi pare che i libri dovevano essere originariamente tre. Ma adesso ce n'è un quarto che sta per nascere, o sbaglio? Beh, diciamo che ho fatto un po' i conti senza l'oste. Man mano che si procede col tempo, i fatti ovviamente aumentano. Io questo non l'avevo considerato. Quindi il terzo volume, quando sono arrivato al numero delle pagine che era previsto per la sua mole, sono arrivato agli anni '80, ho dovuto fermarmi. E poi il piacere di raccontare il processo in corso, scusami, sai. La parola dunque ai lettori. Gian Maria Ferretto, il libro e il caso è comunque dell'87, 12 giugno, Giuseppe Vanzella. Gian Maria Ferretto, noi siamo abituati a ricordarlo per essere stato una sorta di aiuto regista di Signore e Signori, però qui dimostra di essere molto di più. Tra l'altro i libri, prima dicevamo che lui va a prendere i libri, va a cercare i libri, eccetera. Lui è una delle mie fonti, perché i libri di Gian Maria Ferretto che io poi ho a casa, che mi servono poi di spunto, li hai procurati tu. Per forza, guarda, posso dire che il libraio antiquario colpisce ancora. Sì, perché in ogni caso... Però ammetti che era un libro che non avevi detto e che... Li ho letti recentemente, perché ho sbagliato, devo dire che ho sbagliato, perché l'avevo sempre sottovalutato, cioè consideravo Gian Maria Ferretto un autore così di livello locale, un aneddotico, niente di che. E invece è un autore che mi ha entusiasmato, mi ha veramente entusiasmato. Tra l'altro lui è una personalità da giovanissimo, avevo collaborato con Germi per sì. Signore e Signori, però a oggi è completamente dimenticato. Perché voglio dire, si è messo contro la città? Era soprannominato il Rosso Maledetto, cioè voglio dire... Con quello che ha scritto. Rifugiarsi sul Montello, diciamo, sull'Aventino. Ha perso tutto su delle cause incredibili per diffamazione, insomma, voglio dire. Ha avuto il coraggio, adesso col senno di poi, col tempo, con il libro che è diventato ricercato perché è un libro da libreria antiquaria, per cui si sfronda, no, tutto quello che sono gli elementi che al tempo avevano concorso a creare l'immagine di uno scrittore maledetto, appunto, viene sfrondato, perché il tempo è sempre un grande galantuomo. Era stato il contenuto, in questo caso sono rimaste le storie, e anzi forse devo dire che a distanza di tempo mi spiace che lui abbia usato degli pseudonimi per raccontare certi personaggi, certe figure. Se lui avesse scritto esattamente nome e cognome, io che leggevo avrei capito di più. Logicamente lui, quando, siccome faceva in diretta relativamente alle storie, scriveva, lui faceva il giornalista, per cui era sempre puntuale, attento, preciso, e lui scriveva di queste storie ed era costretto a camuffare un po' i nomi per cercare di far capire la storia, dico e non dico, in ogni caso, al di là dei processi, al di là delle querele, eccetera. Però qui racconta Treviso. Qui racconta la Treviso vera, la Signore e Signori, che non è solo ammantata di quella patina un po' legata al sesso, al provincial sex, diciamo. Racconta storie di fallimenti, storie di truffe. Cioè questi sono i trevigiani, quelli del miracolo del Nord-Est, parliamoci chiaro. No? Non crediate che tanti, quelli che magari... c'è un racconto suo stupendo, lui parlava
direttamente, cioè sentiva le storie delle persone interessate e poi le raccontava. Quelli che andavano, i pacchisti, cioè la storia dei pacchisti, una storia dimenticata che questi qua si facevano dare da quello del distributore il nome degli emigranti e poi andavano in casa dalla vedova bianca, diciamo, con un pacco pieno di cianfrusaglie, dicendo che arrivava dalla Germania o dal Belgio, dove il marito stava facendo il minatore, dicendo che gli aveva detto fatti dare da mia moglie, non so, 2000 lire, quello che poteva essere il corrispettivo, e questo è il pacco che arriva dal Belgio. E invece non era vero. Cioè, questi, da là è cominciato, poi c'è stato il miracolo, poi ci sono stati i capannoni, poi ci sono stati i miliardi, però io dico, dovrebbe essere ristampato, credetemi, Ferretto. Bellissimo. E anche con le note, con i nomi veri. Allora, sai cosa facciamo? Una prossima puntata ci concentriamo su questi libri qua, perché sì, sono, mi pare, 4 libri, se non ricordo. Poi sì, ci ha inviato speciale in provincia, poi lui poi qualche volta bene, anche esagerato, come allora, quella noi, volta. Noi andiamo che a cercare, facciamo un po' di indagine. Va bene. Perché tra l'altro lì dentro, soprattutto nel primo, questo qui fallo vedere, questo qui, ad esempio all'interno ci sono proprio alcuni aneddoti che sono poi l'ispirazione, cioè la fonte vera di alcuni aneddoti, signore e signori. Sì, 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 la ragazza di Breda. Il processo raccontato per filo. No, là i nomi ci sono, perché ecco, la sua scelta è stata precisa. Cioè, quando c'era un processo in corso per cui gli atti erano disponibili, i nomi sono quelli. Quando invece la storia è raccontata, ancora non c'è niente di dimostrabile, i nomi sono taroccati. Ecco, questo è il discorso. Allora, se facciamo un salto in avanti, perché da riscoprire, dovrebbero dedicargli una via. Allora, adesso invece facciamo vedere un altro servizio per un altro libro che in realtà è un fumetto, per un'altra storia vera di quelle che hanno, devo dire, scosso la città. L'inserto è il 25 per la nostra Francesca, il nostro Alessandro, ottimo regista della nostra storia, e andiamo a vederci questo servizio. Il caso trevigiano dell'86, le sparizioni dalla biblioteca civica, si arricchisce di una sorta di bibliografia. Da domani sarà infatti nelle edicole L'Osteria della Rosa, ovvero Umbertino e i misteri di Trevigi, di Maurizio Perissinotto. Mistero dei misteri, proprio le stanze di Borgo Cavour, e sulla loro vicenda l'autore ha ricamato una storia a fumetti, ambientata nei tempi andati, il Medioevo, una satira politica a tratti pungenti, che però ha per protagonisti, nemmeno tanto celati, quelli di tante chiacchiere dei mesi andati, il podestà Mazza del Rolle, ovvio il riferimento a Mazzarolli, il suo prode Anselmino, Anselmo Piovesan, un paio di assessori competenti per le storie di scuole e tribune del rugby, che con i tempi della biblioteca si intrecciano anche nella realtà, e frate Umbertino, che indaga nelle segrete stanze. Sì, Umbertino è così il moderno o l'antico, dipende, Sherlock Holmes, che indaga, ma attraverso così la bocca, no, del popolino, le ciacole dell'osteria, e alla fine dice una sua verità, che è la verità acclamata, no, dal popolo che vive e narra anche, se vogliamo, la vicenda a modo proprio, che però non è la verità, non è la verità veritas con la V maiuscola, ecco. Lo stesso titolo del libro ha precisi riferimenti storici. L'Osteria della Rosa, perché innanzitutto devo precisare che l'Osteria della Rosa è un'osteria che esisteva nel Medioevo a Treviso, ma soprattutto è il luogo dove che la gente chiacchiera, la gente dice la propria verità. Perissinotto sembra anche essere dotato di un vero sesto senso. Verso la fine, ecco la sentenza del processo. No, la fine è stata programmata, disegnata molto prima. È che era una fine, secondo me, secondo noi, prevedibilissima. Era evidente che venivano tutti assolti, non potevano assolutamente condannarli. Tra le altre cose, il libro è stato chiaroveggente in questo senso, perché ha previsto un finale che tutto sommato è il finale più logico, è il finale che si è dimostrato vero. Ora, la satira politica di solito viene accettata abbastanza bene. Lei come pensa reagiranno questi personaggi della realtà di fronte a questo libro?
Ma io mi auguro che reagiranno divertendosi. Come la prenderanno i protagonisti rimane una curiosità. La sfida, certo, è di quelle che graffiano. E naturalmente, per uno come te, trovare il anzi, l'opuscolo, come possiamo chiamare? Ma un libro, sì, anche se a fumetti. Facciamolo vedere, perché non ci sono tante copie. No, questo è raro. Questo è raro, devo dire che si trova con grandi difficoltà, tra l'altro in perfetto stato di conservazione, perché questo conta. Se la gente normalmente va in libreria e compra un libro nuovo, quando va dal libraio antiquario vorrebbe un libro semi-nuovo, ma abbastanza in buone condizioni. Perché se uno cerca dentro, uno si accontenta anche di libri un po' meno messi bene, perché magari sono veramente opere uniche come la storia di Treviso. Sì, no, no, certo, se il libro è molto raro può andar bene anche in uno stato di conservazione così così. Adesso siamo andati a vedere le immagini della libreria della biblioteca di Treviso con i giovani. Queste sono immagini del 1980. Che differenza c'è tra questi ragazzi e i ragazzi di oggi, dal tuo punto di vista? Penso che da un certo punto di vista sia rimasto sempre uguale. Vedo almeno quelli che vengono in libreria da me, la gran parte sono studentesse. C'è sempre un 4% tra i giovani che è là in quello stesso momento in biblioteca che sta studiando. Come allora, anche adesso ci sono i veri studenti che saranno la classe politica, la classe economica del futuro, saranno quelli che studiano. Tu sei stato un piassarotto. E che differenza c'è tra i pensarotti di ieri e i bulli di oggi? Quelli del sabato pomeriggio che devo dire che penso che la differenza sia abbastanza importante ed è legata al discorso che si faceva prima, della grande trasformazione della società di questi ultimi 20 anni. Guardate che noi stiamo vivendo un periodo molto diverso, cioè quasi avevo coniato una frase così parlando prima dello tsunami, cioè la società, la cultura, l'economia in una piccola città di provincia come Treviso fino alla fine degli anni 80, primi anni 90 era molto molto diversa, perché era basata su altri rapporti sociali, altri rapporti tra le persone, altri rapporti anche economici e anche con la conoscenza in qualche modo, perché il computer e il telefonino hanno apertosi un grandissimo panorama sulle cose del mondo, però tu devi essere preparato per poter scegliere, perché altrimenti vieni troppo condizionato, vieni troppo indirizzato. Cioè, diciamo che la gioventù oggi diventa carne da consumo, io ho coniato il termine, cioè stanno in qualche modo indottrinando queste fasce giovanili in modo che siano esclusivamente dei consumatori. Futuri. Adesso invece il nostro Alessandro Ganziera con Francesca ci fa vedere delle immagini sempre degli anni Ottanta. Qui è un esame di maturità al liceo artistico, noi l'abbiamo inserita come immagine per dire c'erano i bravi ragazzi, c'erano i piassarotti, però c'erano anche gli artisti. Ci riagganciamo al discorso di prima dei libri, degli autori e diciamo che un metodo di pensiero. Nell'arte l'artistico, cioè, erano quelli diciamo così più proiettati in avanti? Sicuramente sì. Se gli insegnanti sono degli artisti, loro stessi sono delle personalità della cultura, bisogna dire, io a quel tempo frequentavo abbastanza l'ambiente culturale trevigiano, legato per esempio al circuito del giovane Marco Goldin, che anche su Marco Goldin mi auguro voi possiate fare una puntata, perché lui che possa parlare degli anni giovanili, quando lui all'inizio, dalla prima mostra diciamo dell'85, 84-85, si era dedicato al territorio trevigiano con la scoperta di autori come Francesco Michelin, come Francesco Stefanini, come Del Giudice, come la Bordì. Parliamo pittori cosa del Novecento? No, sono pittori, allora erano giovani, cioè pittori della seconda metà del Novecento che adesso sono
diciamo, un po' messi da parte, perché anche nell'ambito artistico bisogna dire che l'entrata a gamba tesa di questa nuova dimensione e di queste nuove piattaforme hanno spostato i valori e gli interessi, per cui artisti giovani negli anni 70 che avevano un futuro davanti perché magari erano dei figurativi sono stati messi da parte, cancellati dal nuovo senso che ha preso l'arte contemporanea, senza però che loro smettessero di essere degli artisti. Purtroppo il tempo sta scivolando via, devo far vedere assolutamente almeno due cose. Parliamo di Jesolo al mare. Questo qui è di Jesolo nel 1981 estive. Da Piazzarotto d'estate andavate al mare, no? Si andava a Jesolo? Si andava, certamente, da giovani. Che differenza da Jesolo di ieri a quella di oggi? Beh, adesso sembra Miami rispetto a questa. Questa sembra Coccia di Morto, poco più. Meglio quella di ieri o quella di oggi? Perché quella di oggi... Cioè, è logico che io, con l'età che ho, posso dire meglio quella di ieri, ma uno che ha 20 anni dice che è meglio quella di adesso, cioè... Non si può giocare sul conflitto generazionale. Bene. Ognuno è stato giovane e quando sei giovane vedi il mondo in un certo modo. Quindi sia il libro, sia le foto, sia i video, in realtà fermano un'epoca che racconta una generazione che poi si rivede e che comunque vede i propri valori in questa generazione. Quindi noi non dobbiamo colpevolizzare le nuove generazioni. Assolutamente. Nel fluire della storia tutti sono stati giovani e magari diventeranno vecchi, per cui i valori sono diversi, si spostano ed è giusto che uno abbia il diritto di essere giovane come abbia il diritto di essere una persona matura, anziana, vecchia e vedere le cose con quella che è la propria esperienza. Quando hai 18 anni, quando hai 15 anni, sei uno che hai tutto il mondo davanti. Quando invece il tempo passa, vivi di quella che è la tua esperienza, logicamente. Insomma. Allora, l'ultimo inserto... È un inserto che però, diciamo così, collega tutte le generazioni, perché comunque quando sei a Treviso tutte le generazioni passano, si trovano, magari può cambiare un po', diciamo, il contenuto, però in realtà i luoghi rimangono sempre gli stessi. L'ultimo inserto che vogliamo vedere insieme, grazie a Francesca in regia con il nostro Alessandro, è l'inserto 31, sono immagini che caratterizzano il nostro territorio, che sono le nostre osterie. Questa è un'osteria del 1982, chiaramente oggi sono un po' cambiate, qui lo spritz una volta era acqua e vino e quindi di conseguenza, diciamo così, è una particolarità, bisogna dire che adesso forse vediamo molto meno, però è un motivo anche per raccontare una tua fatica che tu hai, come dire, realizzato. Ci potrebbe raccontare un po' di personaggi, quei personaggi che tu hai cercato di raccogliere in un libro. Facci vedere, sì, Gente di Treviso, che avevamo già raccontato qua, più di qualche questo, volta. Sì. Gente di Treviso, che tra l'altro questo, al contrario di tutti gli altri che vi ho mostrato prima, è un libro nuovo, perché l'ho pubblicato io con la mia piccola casa editrice, che è nata proprio appositamente perché questo libro potesse vedere la luce. Perché nessuno te lo pubblicava? No, ero andato da due editori e l'hanno buttato via, hanno detto cos'è ancora l'altra roba su Treviso, e invece ha avuto un grande successo. Perché dentro cosa racconti? Racconto, ci sono una storia, ci sono le biografie un po' fantastiche di 28 particolari personaggi attinenti a Treviso, cioè che facevano di Treviso il loro regno, e però non solo frequentatori di osterie, ci sono anche artisti, ci sono giornalisti, ci sono personaggi un po' particolari che però, siccome a Treviso da sempre nella storia, come diceva il libro prima, no? L'osteria della Rosa, cioè che esiste dal 500. Treviso, l'osteria è sempre stato l'agorà, il punto d'incontro a livello sociale, che cosa che è anche fondamentalmente adesso, anche se è cambiato molto dagli anni 70-80, era quando la città era molto più viva, più popolare, più pulsante, una città gentile, accogliente, e per cui tutto il giorno c'era questa movimentazione, questa fauna particolare,
questa gente che frequentava le osterie. Lasciamoci con di tutti i personaggi, qual è quello che ami di più in 30 secondi, perché come dicono a Roma, tolgono l'acqua. Ecco, allora, cioè, quello che amo di più è naturalmente il Pagnin, come si può... Pagnin, ce lo racconti la prossima volta che vieni a trovarci? Volentieri. Grazie a Giuseppe Vanzella, grazie a tutti voi per l'attenzione. Abbiamo cercato anche questa volta di raccontarvi il presente della nostra comunità guardando al passato e pensando magari anche al futuro. E come sempre noi ci vediamo la prossima settimana.